Sono decine, come è noto, le parrocchie che sono state pesantemente coinvolte dal recente terremoto, numerosi gli edifici di pregio storico e artistico che necessitano di interventi significativi. Per presentare le indicazioni su come procedere alla progettazione e alle successive fasi di ripristino dei beni tutelati, l'Ufficio Amministrativo Diocesano ha organizzato una riunione di lavoro martedì dalle 9.30 alle 12.30 a Villa Pallavicini, alla quale sono stati invitati i professionisti individuati dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici coinvolti. Saranno presenti i rappresentanti della Direzione Regionale del Ministero per le attività e i beni culturali e le soprintendenze. I lavori proseguiranno nel pomeriggio con i soli tecnici incaricati dalle parrocchie della nostra diocesi ed eventualmente i parroci interessati. In questa seconda fase dell'incontro saranno date indicazioni più precise sulle modalità di incarico, l'accesso ai fondi pubblici, il risarcimento assicurativo e la figura del responsabile unico del procedimento. Saranno presenti con Don Mirko Corsini dell'Ufficio Amministrativo Diocesano i consulenti dell'Arcidiocesi e i periti di parte delle assicurazioni.